Quando ho qualcuno attorno, non lo guardo mai. Ma sento che mi guarda lei. Mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi di dosso. Vorrei farle intendere a quattro occhi che non è nulla, che stia tranquilla, che potevo permettermi con altri questo breve tratto, che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno, al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo, tremando, la voluttà di una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. Dovevo essere sicuro, e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei, che questo mio atto non fosse scoperto, e che se scoperto il danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito, forse m'acchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti. Il terrore da cui tutti sarebbero presi se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima. Sono affidati a me la vita, l'onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che m'assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia assistenza. D'altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati. Ho moglie e figli, che spesso non sanno essere come dovrebbero e che perciò hanno bisogno d'essere tenuti a freno di continuo dalla mia autorità severa, dall'esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i miei obblighi, uno più serio dell'altro, di marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, d'avvocato. Guai dunque se il mio segreto si scoprisse! La mia vittima non può parlare, è vero. Tuttavia, da qualche giorno non mi sento più sicuro. Sono costernato ed inquieto, perché se è vero che non può parlare, mi guarda con tali occhi, e in quegli occhi è così chiaro il terrore che temo che qualcuno possa da un momento all'altro accorgersene, essere indotto a cercarne la ragione. Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell'atto che io compio può essere stimato e apprezzato solamente da quei pochissimi a cui la vita si sia rivelata, come d'un tratto si è rivelata a me. Dirlo e farlo intendere non è facile. Mi proverò. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, dove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portata in treno nella busta di cuoio alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano, per conto loro, della delizia e della suavità della campagna umbra. Ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della campagna, che pur mi passava sotto gli occhi, limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur sempre chiara e placida. Ariosa, lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi, in una lontananza infinita dove avvertiva appena, chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là,
in quell'infinita lontananza. Una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori, forse, che non hanno potuto sbocciare. E brulichio, insomma, di una vita che era da vivere, là, lontano, lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce. E non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora, sì, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco mi si chiusero, senza che me ne accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno che quella vita non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attontimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati d'ogni senso, eppure, per i miei occhi, d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi dalla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e mi avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. E io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale ed ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia. Spaventosamente d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta, con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato, come sempre, assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potesse riconoscer mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, ne parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata, quella figura, per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita, da cui ero stato sempre assente, atti di presenza, nei quali ora, improvvisamente, il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai! Chi lo aveva fatto così? Quell'uomo che figurava me. Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dell'esercizio della sua professione. Ma ero lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone, il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io, e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico.
mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza, quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei? No. Di quell'uomo. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza. E anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sento miei, ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora, la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive? Quando vive, non si vede. Vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più. La subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina. Perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno, i più quasi tutti lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono di essere vivi. Solo si conosce chi riesca a veder la forma che si è data o che gli altri gli hanno data. La fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa. Perché se fosse, noi non la vedremmo. La vivremmo, questa forma, senza vederla, e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte, senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo, ma non ciò che di me è morto. Vedo che non sono mai stato vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, la mia vera vita, non c'è mai stata. L'hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne e li hanno impastati e foggiati a piacer loro perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero ad obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai è stata mia. Ma come? Io? Questo? Io così? Ma quando mai? E ho nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io. E questa forma morta di cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla. Fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmene. Forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi. Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia
quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo, negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli ti avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi più liberarti? Come potrei io, nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me, quale sono per tutti, quali tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così e non altrimenti. Deve essere questa, per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che mi hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla. Non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi, ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno, con l'atto che compio nel massimo segreto. Cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno, che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta, da 11 anni per casa, bianca, nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla poco a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù nel giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua, nel mio studio, da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, e qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire «Bravo, sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su di lei la mia vendetta mi sorse 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. «Non le faccio male, non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano, dal mio seggiolone, perché nessuno s'accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio, a spiare nel corridoio, se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave. Per un momento solo, gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi, l'esser pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca, che mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto, piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè, 8 o 10 passi, non di più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio, adagio, senza il minimo cricchio, e mi metto in trono, sul seggiolone,
pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco, la bestia da 15 giorni rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio? Non sarebbe nulla se per scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare. Non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. E seguita maledettamente a guardarmi. Atterrita!